Ben ritrovati dagli studi di Salerno, torna l'incubo dell'emergenza rifiuti in Campania alla luce dello stop dell'impianto di Acerra, si cercano soluzioni alternative ma non mancano proteste e polemiche, situazione difficile dal punto di vista ambientale anche nel Salernitano, in particolare nella Piana del Sele, di questo ne parliamo oggi con il sindaco di Battipaglia, la dottoressa Cecilia Francese, che saluto e ringrazio, ben ritrovata sindaco. Grazie, grazie allora, intanto, per l'ospitalità. Perché Battipaglia teme in qualche modo di diventare la discarica della Campania? Non è che temiamo, di fatto Battipaglia è diventata la pattumiera della Piana del Sele con le tantissime strutture che trattano i rifiuti, con la quantità, il 50% dei rifiuti prodotti nella provincia di Salerno arriva a Battipaglia e questo ha fatto sì che poi nel 2017 facemmo quella manifestazione che coinvolse 10.000 persone dove parteciparono non solo persone di Battipaglia ma anche dell'intera Piana del Sele. Cioè la nostra preoccupazione e poi i roghi recenti ci danno ragione è che se noi stiamo cercando veramente con molte difficoltà di incominciare un po' a contare sui tavoli che contano, Battipaglia è capofila della Piana del Sele, la Piana del Sele ci vantiamo perché è un prodotto, cioè una terra fiorente. Siamo bagnati dal Sele, i greci non a caso scelsero di venire a impiantarsi qui millenni di anni fa, cioè voglio dire è un terreno fertilissimo, noi siamo famosi nel mondo per la quarta gamma, per la fragola, per il pomodoro, per la mozzarella soprattutto, voglio dire ci vantiamo dei nostri prodotti, stiamo facendo battaglia anche per l'aeroporto e questo permetterà ai nostri prodotti di arrivare certo. In giornata nelle tavole del nord Italia non solo ma anche dell'estero, poi essere famosa per il quantitativo di rifiuti che arrivano beh veramente è mortificante. Allora io sono un sindaco che ha una sua visione di questa città, di come deve essere, per esempio in occasione stiamo disponendo il PUC che manca da circa 50 anni, la prima cosa che abbiamo detto all'aggiudicatario della gara è quello di puntare molto sulla fascia costiera. Siamo in una crisi economica spaventosa che coinvolge l'Italia ma soprattutto il sud Italia e qualcuno si dimentica che forse i dati sono allarmanti, 2 milioni di meridionali che lasciano il sud Italia e intanto assistiamo a queste bagatelle a livello nazionale senza che voglio dire si punta l'attenzione sui dati drammatici che coinvolgono il sud. E quindi voglio dire il nostro obiettivo, sindaci che sono lasciati soli perché voglio dire, la gente se la piglia sempre col sindaco se non c'è posto di lavoro, se le fabbriche chiudono, noi abbiamo una crisi che ha coinvolto soprattutto Battipaglia che è un polo industriale importante, abbiamo avuto oltre 1.500 posti di lavoro persi negli ultimi anni, più di 900.000 ore di cassa integrazione, quindi noi dobbiamo puntare sull'agricoltura, su questi prodotti e soprattutto sulla fascia costiera, io sono convinta che quella è quella che ci darà la fascia costiera che riguarda poi tutta l'area certo. Della piana, c'era appunto questo progetto del master plan che dovremmo portare avanti, che coinvolge provincia, regione e tutti i paesi che affluiscono su quella costa, perché è lì che bisogna creare occupazione ma bisogna qualificare quell'area. Quindi tu parli di qualificazione, ovviamente la depurazione, quest'anno abbiamo avuto il problema della mucillagine, abbiamo avuto il problema di queste alghe che secondo i nostri dati sono alghe che crescono in acqua dolce, quindi si è parlato di un evento del caldo, sicuramente ci saranno state anche delle alghe provenienti dal mare, ma anche lì il controllo dei territori, l'altro giorno i NOE hanno individuato delle aziende nella zona verdesca che versavano in un canale che poi arriva al Tusciano, cioè quando noi parliamo dobbiamo parlare dei controlli, ci stiamo battendo con i controlli dell'area per creare un'area di qualità, poi ovviamente c'è il problema di queste tantissime aziende che trattano i rifiuti, dei miasmi che devi sopportare perché un sito limitrofo, purtroppo io lo voglio ripetere perché qualcuno dice che è colpa del sindaco, è troppo facile, poi sui social gestire è colpa del sindaco e si sentono i miasmi. I miasmi, io faccio ogni volta che ci sono i miasmi, faccio pattugliare sempre i vigili urbani e insomma, voglio dire, 99,9% i miasmi provengono dal sito di compostaggio di Eboli, tant'è che questo è stato riconosciuto dal vice governatore Bonavitacola e è stato dato un finanziamento di 2 milioni per quel sito. Non è possibile subire
una azione del genere, vivere male in questa città e stare fermi. Poi si mette la crisi di Acerra, si arriva all'ultimo momento e si domanda ai sindaci di provvedere. Ecco, che cosa si aspetta dalla regione? La provincia ci ha garantito, perché quando abbiamo sentito 8.000 tonnellate di rifiuti di indifferenziata che arrivano, noi abbiamo già uno stile strapieno e stracolmo, a parte che è partita la gara di svuotamento, però ci ha assicurato vedremo, perché ora stanno facendo un tavolo di confronti, di concertamento, ma ci hanno assicurato che questi rifiuti sono già stati, arrivano ma partono, cioè non vengono depositati in maniera nello STIR, partono perché c'è già una struttura privata che prende questi indifferenziati e lo porta altrove. Saremo a vedere. Spero che sia così, perché altrimenti, certo, voglio dire, se quello deve diventare un altro luogo di deposito, insomma, non ci sto assolutamente, perché prevederemo anche noi i nostri provvedimenti per evitare che diventi un deposito. Certo. Ci hanno garantito che non è così. Saremo a vedere, aspettiamo questo incontro e aspetteremo. Intanto sulla questione ambiente c'è stata la visita del ministro Costa a Battipaglia. No, il ministro dimissionario, ha detto lui, quindi si è scusato. Questa visita ha lasciato un po' di disappunto e di polemiche, anche da parte sua non è mancato una reazione un po' polemica, come quella dello stesso sindaco di Eboli. Che cosa non vi è piaciuto, insomma, perché è rimasta delusa? Ma guardi, non è che è rimasto, normalmente il protocollo vuole, ma la buona educazione, l'ABC delle regole, come ci si comporta nei confronti delle istituzioni, vuole che se un ministro arriva sul tuo territorio, io dico mio territorio, del territorio di Battipaglia, c'è una procedura, c'è un protocollo, tu ti rapporti con una persona in maniera ufficiale, e allora già qui tu apprendi che il ministro sarebbe venuto il 24, lo apprendi dai social, poi ti fanno i messaggi privati gli esponenti dei 5 Stelle, in un primo momento mi dicono il ministro viene a battere, lo porto al comune, quasi come se mi facessero, è chiaro che me lo porti al comune, cioè vuoi dire fammi sapere, dammi la conferma, ma datemi un nome, una persona con cui parlare, in modo che noi apriamo il comune, era un sabato mattina, in estate, faccio trovare tutti lì, insomma si discute, metto a disposizione le strutture per il comune, poi dopo 5 minuti mi arriva una, sempre su WhatsApp, cioè vuol dire, una cosa come se... Voglio informare, vabbè, ma 5 Stelle fanno questo ed altro, quindi arrivano, si arriva su WhatsApp e ti dice, diciamo, guarda, cambio d'ordine, il ministro non viene al comune, il ministro va, abbiamo deciso di andare in un luogo neutro, cioè presso la parrocchia San Gregorio VII, un luogo neutro, come se il comune è un luogo di parte. Il comune è la casa del popolo, di tutti i cittadini di Battipaglia. Quindi voglio dire, non c'è un luogo più neutro del comune, più ufficiale. È un po' anomalo, dico scusate, ma mi date un contatto, sempre un contatto WhatsApp. A un certo momento io la mattina prima dell'arrivo del ministro dico, ma fammi, non è possibile questa cosa. Fammi chiamare, io voglio parlare con una... Quando viene l'onorevole De Luca, il governatore venuto a Battipaglia, io ho sempre parlato con un cerimoniere, viene, certo, fa il giro, vede quali sono i percorsi, c'è un'organizzazione, certo, voglio dire, è normale, quindi poi viene un ministro, mi pare strano. Chiamo la segreteria del ministero, trovo sto numero e mi risponde una segretaria molto gentile, dice no sindaco, ha fatto bene a chiamare, certo che c'è un protocollo, ma quale WhatsApp, non si preoccupi lei, allora guardi, io le faccio l'email della mia richiesta, perché io ho richiesto il ministro quando era ministro, perché poi lui ha detto, si è scusato dicendo che erano, è un ministro dimissionario, quindi non si sa se è ministro o non ministro, insomma gli ho chiesto, all'indomani del rogo ho fatto una lettera al ministro di essere ascoltata, di essere ricevuta per manifestare tutte le criticità che ci sono sul territorio in maniera ambientale, ho fatto una lettera di essere ascoltata anche dal presidente della commissione antimafia, e non è un caso se io scrivo al presidente della commissione antimafia, al presidente della Camera, al presidente del Senato, ho fatto tramite la prefettura la richiesta di poter allargare la struttura in cui il dottor Gerlando Iorio è responsabile, è il delegato del ministero
e controlla la terra dei fuochi Caserta Napoli, che sta funzionando bene, con una necessità, con un dispiego anche di forze dell'ordine sul territorio, perché dietro quel luogo o noi crediamo all'autocombustione, e io non ci credo, come donna di scienza non ci credo, o il sindaco va a accendere i roghi, o dietro ci sta un interesse di strutture di criminalità organizzata, perché rimuovere quelle balle di rifiuti che stanno lì da 7 anni. Io ho fatto una denuncia alla Procura della Repubblica per mancata ottemperanza alla rimozione. È lì che scatta, perché se tu fai la denuncia quello deve provvedere. Allora io l'ho fatta 60 giorni prima del rogo. Io voglio capire che cosa, eppure è una società connessa con l'altra che si è scaturito lo stesso rogo 2 anni fa. Chi ha creato quello che ha creato? C'è un'inchiesta della magistratura, che cosa ha portato? È la società collegata con gli altri, ma voglio dire, 60 giorni prima vi ho detto che quello non sta rimuovendo i rifiuti, poi non mi si venga a dire che è colpa del sindaco. Certo, allora io la cosa è abbastanza critica. Una cittadina, una persona del posto aveva interpellato il ministro, perché sapevamo che stava a 50 chilometri da Battivaglia, e un ministro che si rispetta viene su quello, ha detto, almeno così è stato riferito, la cosa è di competenza del Ministero degli Interni, perché sono roghi. Cioè, allora, quando io chiamo la segreteria la facciamo contattare, ricevo un'email in cui dice che il ministro, è vero, verrà a Battipaglia per un evento del Movimento 5 Stelle, quindi già non viene in veste al comune, per un evento del Movimento 5 Stelle. Da premettere, io ho ricevuto nel comune tutte le persone, tutti i movimenti politici, lo stesso Di Maio quando non era ministro è venuto, e io l'ho ricevuto nel comune. Viene per un evento nei 5 Stelle e alle 11.30 sarà disponibile a ascoltare i cittadini, i comitati e le autorità. Quindi in quell'occasione lei può vedere il ministro e può parlare col ministro. Benissimo, dico, va bene, non è cosa normale, però ci vado per amore del mio paese, io ho il senso delle istituzioni, anche se gli altri non ce l'hanno, ci andrò. Sempre su WhatsApp mi arriva un messaggio di uno degli onorevoli illustri sul territorio che non ho visto in questi giorni di emergenza, e mi scrive: sai Cecilia, scusaci, ma i tempi del ministro sono contingentati, per cui viene giusto, fa questo incontro, questo saluto che l'ha promesso e va via. Poi la mattina io vengo a scoprire che il ministro aveva già tutto preordinato e che quindi sarebbe andato a perlustrare nell'area industriale, cioè nell'area dove praticamente io sono il sindaco di quel territorio, sempre con i 5 Stelle, perché ovviamente siamo anche in clima di campagna elettorale, certo. Ecco, con i 5 Stelle e con qualcuno del comitato, cioè tu vai a perlustrare il territorio di cui io sono sindaco senza il sindaco. Questo veramente è una scostumatezza assoluta, cioè il non rispetto delle istituzioni. Abbiamo capito i motivi della lui si è giustificato che era ministro dimissionario. Allora io dico, tu vieni oggi, e quando il 4 agosto non eri ministro dimissionario, eri ministro e stavi vicino a quel ruolo, perché non ti sei fatto vivo? Abbiamo poi capito. La gente pensa, no, è venuto il ministro, ci risolvi i problemi. Io voglio capire, se è ministro, io mi auguro che farà il ministro e mi auguro che rispetterà quella richiesta fatta già tempo fa di essere ricevuto, non solo lui ma il presidente della commissione antimafia, di essere ricevuto e di parlare di cos'è il territorio. Ecco. Cioè quando io ho visto, cioè, ma lei che cosa avrebbe dovuto fare? Io sindaco di Battipaglia aspetto nell'auditorium insieme agli altri cittadini alle 11.30, quando arrivo dice: ministro, scusate, avete perlustrato il territorio, io sono il sindaco, che ne pensate? Cioè, abbiamo dire, capito i motivi, cioè, della sua delusione. Il sindaco avrebbe potuto fargli tutta la storia, certo. Perché io non ho sentito una sola parola quando si parla del rogo, delle responsabilità di quell'incendio e di che cosa ci potrebbe essere dietro. Cioè io non ho ricevuto nessuna intervista, nessuna affermazione di quello che io temo. Cioè io temo, non è normale che in 2 anni noi abbiamo avuto 4 incendi e 2 roghi gravi. E nessuno pensa o dice, scusatemi, ma non è che dietro quei roghi ci sono interessi di altra natura e ci possono essere interessi della criminalità organizzata, certo. La sua è una denuncia molto forte. Allora vuol dire, queste sono le denunce forti. Certo. Allora io mi aspetto che in un momento del genere le istituzioni, i ministri, i cittadini,
i comitati stiano a fianco del sindaco e si parla veramente che cosa è successo nella piana del Sil. E invece no, siamo in perenne campagna elettorale e si lascia un sindaco, per fortuna non da solo, e si coprono di insulti e di angherie e di bugie dette sull'accaduto. Quindi questa cosa, la mancanza delle istituzioni in questo momento, trovo che sia un atto gravissimo. Certo, la sua voglio ringraziare molto tutti forte. I sindaci che mi hanno chiamato in questo momento per dare la mia solidarietà e per rimarcare l'atipia del comportamento, certo, del ministro, non ministro, ministro dimissionario, onorevole Costa. Dobbiamo chiudere. Sindaco, un'ultima cosa, guardando al futuro di Battipaglia, lei sta disegnando il nuovo volto, possiamo dire, dal punto di vista urbanistico della città. C'è stata l'approvazione in via preliminare del PUC, cosa che non accadeva dal 71. No, non c'è stata l'approvazione del PUC. Via libera, diciamo. Abbiamo il via libera. L'approvazione della gara abbiamo dato, certo, c'è stato, dell'incarico. C'è stata una svolta rispetto ad una questione ferma ormai da, certo, troppi anni. C'è l'aeroporto Costa d'Amalfi. Le linee sono quelle, cioè... Qual è la prospettiva? Stop al consumo di ulteriore suolo, soprattutto salvaguardare il suolo agricolo, che è una cosa importante. Riqualificazione dell'esistente, cioè ci sono interi quartieri che vanno probabilmente col tempo buttare e ricostruire, cioè la possibilità di riqualificare quartieri, veramente quartieri degradati. È lì che si può sviluppare, e soprattutto riqualificazione della fascia costiera e vedere un attimino la questione ASI, la zona industriale, anche lì dice il sindaco può delocalizzare, forse il ministro non sa, se c'era presente il sindaco le avrebbe fatto sapere che quell'area è area e ASI è zona industriale, per cui la regione e la provincia danno le autorizzazioni, il sindaco non può far niente se non quello di mettere parere negativo, perché sono la massima autorità in tema sanitario. Infatti abbiamo fatto ricorso al Consiglio dei Ministri per una industria che si è localizzata esattamente dove c'è successo il rogo 2 anni, certo, fa. Quindi se mi avesse portato in giro forse le avrei spiegato qualcosa, visto che dà dei messaggi che non sono corretti alla popolazione. Per chiudere, sindaco, l'aeroporto Costa d'Amalfi che cosa può rappresentare per il futuro della piana del Sil? Per noi rappresenta tantissimo, rappresenta finalmente, se mettiamo mano al master plan, alla localizzazione, rappresenta turismo che arriva, ovviamente bisogna riqualificare e crederci e lavorare in maniera sinergica con provincia, regione e con i comuni limitrofi, significa portare il nostro prodotto fuori, significa tantissimo, significa sviluppo, se parte la ZES che è nella nostra zona industriale, voglio dire, significa posti di lavoro, significa che questo territorio riparte, va avanti, nonostante a livello governativo non ho visto nessuna azione che praticamente tende a salvaguardare, tende a migliorare la qualità di vita del Sud. Bene, staremo a vedere. Intanto grazie al sindaco di Battipaglia, alla dottoressa Cecilia Francese, spazio. Complimenti per la determinazione con la quale porta avanti il suo impegno amministrativo. E ringrazio regia per noi Amato di Sunno, grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Arrivederci.